un po', chiudiamo, no? Questo che era la nostra storia racchiudeva, per così dire, un perimetro sul territorio. Nel momento in cui non c'è più un perimetro, tutto quello che è un patrimonio progettuale, molte delle vostre associazioni hanno lavorato con, in particolare con l'amministrazione provinciale, con i nostri uffici che ringrazio per essere qui anche il sabato, e tutto questo in qualche modo qualcuno lo deve ereditare. Quindi io parto da questo elemento, perché altrimenti c'è veramente un vissuto e una proposta culturale di non solo vasta, ma anche di qualità, che rischierebbe di andare in parte dispersa. Questo che il direttore del Bianco vi ha presentato, lo strumento GEIE, può essere un concreto ed efficace da subito, diciamo, modo per cui voi, cioè le associazioni stesse, quindi i privati, nel GEIE non ci sono i comuni, per intenderci. Cioè il GET è un accordo dei tre comuni che fanno ogni tanto dei convegni e per adesso si limita a fare convegni. Chiusa la parentesi. Questo qui è uno strumento operativo da subito. È un accordo che richiede semplicemente la volontà delle associazioni e dei privati di mettersi assieme. E quindi mi rivolgo non solo, per così dire, a chi è più strutturato, ma poi a tutto il tessuto che in parte abbiamo visto e a tutto il resto che vedremo, perché poi questi materiali li diffonderemo nella piattaforma. Se noi riuscissimo, dico, come obiettivo macro, d'accordo, nell'arco di 3 mesi a costituire il nucleo nascente di questo strumento qui, avremmo la possibilità che qualcuno, che sono gli operatori stessi, cioè voi, si faccia carico di fare la lobby positiva, di avere peso quando va a interloquire con la regione, e sappiamo le difficoltà, insomma, io la vedo da questa parte qui, ma non è che nella vicina Slovenia possa essere diverso, anzi da quanto mi raccontate anche lì c'è un'interlocuzione non sempre facile con gli organismi rappresentativi sul territorio. Ecco, riuscire a far nascere uno strumento come questo, secondo me, è la soluzione. Uno si domanda perché non è stato fatto prima? Allora, io vi dico la verità, io questo fino a un anno fa non lo conoscevo, questo strumento. L'ho conosciuto perché abbiamo interagito con Neri di Genova, sono venuti qui a presentare il loro progetto, era stato già finanziato dalla comunità europea, avevamo fatto, alcuni c'erano, Brundibar. Quel progetto lì era stato proposto da questi. Quindi loro avevano le loro strutture, il loro finanziamento, pagavano le buste paga ai produttori, all'orchestra, tutto quanto. Quindi il consorzio delle loro associazioni su base territoriale a Genova si era costituito a monte, aveva interloquito con Nizza e con altri e avevano costituito quel gruppo. E grazie poi all'Europa sistematicamente vincono progetti che sono triennali solitamente, quindi ti danno un orizzonte che ti emancipa, se vogliamo, da dover fare sempre il giro delle 7 chiese, chiedere soldi, quando arrivano non arrivano, e arrivano sempre a novembre, allora bisogna rendicontare le cose a fine anno, se tu le vuoi fare prima, tutte le cose che voi sapete, d'accordo? So che questo strumento però potenzialmente funziona, so anche che alcune delle associazioni, che voi stessi qui oggi, per cui abbiamo parlato altre volte, preferiscono presentare i progetti per conto proprio, perché anche questo è vero, d'accordo? Alcuni di voi, dico così, per scelta dicono ci scriviamo al progetto, facciamo la singola rete sul singolo progetto, vinciamo il bando e poi, per così dire, curiamo l'evento al nostro interno pagando i nostri collaboratori standard. L'invito che io vi faccio è, per così dire, ad abbandonare questa logica che comunque ad alcune associazioni ha funzionato, d'accordo? Perché alcuni di voi in questi anni hanno vinto progetti europei, anche altri che oggi non ci sono perché stanno facendo ad esempio Invisible Cities, che è un esempio classico su questo, no? L'associazione 4704, di cui parliamo di tante cose, anche come amministrazione provinciale, ha autonomamente la capacità di scrivere e vincere un progetto. Però poi la cosa si conclude lì. Invece strutturarsi in un consorzio consente di fare lobby tutto l'anno, di strutturare poi le cose e rispondere ad alcuni di quei punti critici.
e ad altri che sentivano i cavoli. Avere o non avere un calendario è fondamentale, cioè se non c'è una condivisione degli eventi, almeno quelli macro, a livello trasfrontaliero, che poi andrebbe promosso in modo congiunto, no? Perché il turista culturale, comunque chi vorrebbe venire a sentire la stagione della Lipizzer, piuttosto che i cori, piuttosto che il balletto, piuttosto che la stagione del teatro del Fortuny Dome a Nova Gorizia, forse un marchio del nostro luogo promosso in modo congiunto sarebbe un'efficace sinergia, no? Perché poi alla fine è anche un problema di soldi, no? Ultimo elemento. Voi sapete che tra qualche settimana questa struttura ed altre diciamo che interessano la provincia passano di mano e verranno gestite da un organismo regionale addirittura. A maggior ragione, secondo me, proprio per riuscire a interloquire e fare lobby positiva per il futuro, un'associazione delle associazioni, un consorzio fatto così è un'interlocuzione necessaria, secondo me. Parlo soprattutto per la parte, diciamo, isontina. Il fatto poi che l'ERPAC, che gestirà, diciamo, questi musei ed altri che da Villa Manini si sposteranno qui, abbia nel proprio statuto la mission di collaborare anche in termini trasfrontalieri, arricchisce ancora di più, secondo me, la esigenza di strutturarci in questo modo. Questa è una soluzione. Altre soluzioni, se qualcuno le porta, ben vengano. Adesso noi andremo a bere un bicchiere, magari continueremo a parlare. Anch'io vi do comunque l'appuntamento al 7 di giugno. Quella è un'opportunità che già ci sarà, di possibile sintesi su un calendario, persone di buona volontà, che ringrazio perché sono qui oggi, ci hanno messo tempo, energie e tutto, e inviterei più che altro un applauso a voi tutti. Cioè, il futuro della cultura isontina sarete effettivamente voi, isontina e goriziana, o della Gorisca. Mettetevi in rete e fate massa critica, altrimenti altri territori sono più forti, ok? E il fatto che non c'è più un assessore provinciale tra qualche mese o un presidente di provincia che batte il pugno ogni tanto dove deve batterli, e alla lunga rischia di far morire pian pianino tutto quello che c'è. Quindi andiamo a bere un bicchiere e ci riaggiorniamo, e buon lavoro a voi soprattutto, ok?